Dopo il giro del mondo sei un po' scomparso, ti sei volatilizzato. Aspettava altre grosse imprese, si aspettava partecipazione a regate. Che cosa c'era di buono? Beh, vedi, per fare le grosse imprese, per partecipare a delle regate importanti, da dopo il 73 è diventato sempre più difficile, cioè nonostante il numero delle regate sia aumentato, eccetera, bisogna avere una certa mentalità particolare per ingaggiarsi in questioni. E le possibilità che avrei avuto e che avrei potuto sfruttare non riempivano completamente le mie aspettative, cioè mi sarei ridotto a eventualmente fare ripetere gli sbagli, mi sarei stato indotto a ripetere gli sbagli che sul Tauranga sono venuti come su altre cose mie prima, cioè non abbastanza soldi, non essere sicuri di certe cose, certe altre, dover avere troppe insieme, tu capisci, un marinaio non può allo stesso tempo fare il manager, fare il public relation, curare l'equipaggio, mettere a punto la barca, stare in cantiere, eccetera, Oggi eccetera. fa tutto bene, però. Beh, ma in un altro, è tutta un'altra cosa, perché oggi quello che faccio oggi, te lo dico adesso, non ha delle scadenze terribili. E più può essere più distribuito, e poi io faccio che è quello di capitano d'armamento sulla barca di cui oggi il comando, che è una grossa goletta di una quarantina di metri. Comunque, questo è stato uno dei motivi. Secondo, anche perché dopo tutti questi viaggi, molti soldi li ho dovuti sborsare di tasca mia, anzi, molti mi sono stati prestati, ho dovuto impegnarmi a renderli, e quindi a lavorare seriamente, sempre restando nel mio campo. E devo dirti che ho avuto molta fortuna e che, alla luce degli fatti, posso ritenermi molto soddisfatto proprio dal punto di vista professionale, nel senso che se non avessi avuto questi impegni importanti di debiti da onorare, magari mi sarei abbandonato di nuovo a lanciarmi in altre imprese, sempre a causa di una regata, di nuovo un'altra barca, sempre più veloce, poi non si finisce di pagare quella, è un circolo terribile. Non fatto assolutamente per una persona che ama la libertà come me. Invece ho avuto l'occasione di passare, diciamo, le categorie, di abbracciare proprio la nautica dal punto di vista professionistico, prendendo il comando di questa grossa barca a vela. Io ero già stato su barche grosse, è stato molto mio aiuto. E praticamente adesso per me è un'enorme soddisfazione Stai non avere ripostando. più delle barche relativamente piccole, ma avere un natante che. Mi auguro che possiate vedere bene qui, su cui proprio uno può veramente espletare tutte le funzioni nautiche possibili. Una barca con tanta autonomia, si può andare a innestare in mare per tantissimo tempo, stare isolati in una rada anche per tantissimo tempo, tentare addirittura dei record mitici come quello della famosa goletta Atlantic, che attraversò l'Atlantico in un tempo record. Queste sono tutte cose che mi affascinano molto e Stai che già vedo pensando come allora a successivamente. una Certo, possibile domanda? per carità, io non mi vedo assolutamente fermo, anzi ti dirò che questi anni senza, secondo me, sono stati proficuamente investiti dal punto di vista della competenza. Si impara sempre, e su quelle barche grosse lì si impara molto molto di più, capisci? E ne sono felice, non è detto che un domani ritorni a fare le regate, però con delle clausole ben precise, con degli impegni ben precisi, perché ormai privato da solo è molto difficile avere un altisonante come tu conosci, però un ragazzo come me, ragazzo come me, insomma, diventa problematico. Una barca adesso competitiva di 15-20 metri, più equipaggio, più rifornimenti, più tutti i dislocamenti a varie tappe che abbiamo in giro del mondo, di materiali che devono convergere, che devono essere a tempo, più tutti gli eventuali guasti, è un budget che si aggira tra i 100 e i 500 milioni. Anche se gli altri dicono che meno, non è vero. Comunque, Quindi. noi ti attendiamo nuove gloriose imprese, perché dobbiamo dire, onore, che dopo essere stato famoso, diciamo, nell'ambiente per le sue imprese, per le avventure, oggi è ben noto per la sua estrema serietà. Sì, questo è il nostro capitale. L'unica cosa che mi resta come capitale, penso sia quello. Meno male, speriamo che duri comunque. Grazie, Prego. arrivederci. Arrivederci.